Come già avete capito tutti, il problema delle relazioni amorose odierne è che non durano niente. 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni sono già un miraggio. Pertanto, capire se una relazione può funzionare e quindi durare nel tempo diventa un'abilità non affatto banale, perché così puoi evitare di iniziare relazioni destinate a morte certa in tempi brevi. Ovviamente ciò che andrò a descrivere nel seguito del video riguarda la mia esperienza personale e soltanto alcuni degli elementi necessari a far funzionare una relazione. Ognuno è libero di aggiungere altri elementi di valutazione tra i commenti, possibilmente in modo civile, anche se sui social è un po' difficile. 1. Stile di vita. Immagina per un momento di essere fidanzato con una ballerina che lavora in un lap dance. Beh, magari nei primi momenti il pensiero è molto piacevole, perché non capita tutti i giorni di poter stare con una ragazza di quel calibro fisico-estetico. Tuttavia, dopo un po' di tempo, ti ritroverai a dover gestire delle situazioni non affatto banali. Lei torna alle 6 del mattino e tu ti alzi alle 7 per andare a lavorare. Quindi conducete 2 stili di vita completamente diversi e sfasati. Questo nel lungo termine ti porterà a vivere la relazione in modo molto stressante, perché tu vivi di giorno e lei vive di notte. Di conseguenza i vostri giorni sono l'uno l'opposto dell'altro. Io credo che per far funzionare una relazione i partner debbano condurre uno stile di vita simile. 2. Valori educativi. Le esperienze condizionano le persone. L'educazione familiare influenza pesantemente i figli. Quindi chiediti sempre che tipo di educazione hanno impartito i genitori alla ragazza che tanto ti piace. Sono stati molto rigidi e severi? Sono stati molto accondiscendenti? L'hanno viziata in tutto e per tutto? Sono stati poco presenti? Ecco, credo che sia importante condividere un mix di valori simili, perché questi ultimi influenzano il nostro modo di pensare e conseguentemente i nostri comportamenti. Se 2 persone sono cresciute con valori educativi totalmente opposti, saranno sempre su piedi di guerra. Ergo, la relazione durerà poche settimane appena. 3. Obiettivi. Quali sono i tuoi obiettivi di vita? E quelli del tuo partner? Gli obiettivi determinano le tue azioni quotidiane. Quindi, se tu ed il tuo partner avete obiettivi di vita completamente differenti, significa che giornalmente viaggerete su binari diversi. Se, ad esempio, tu vuoi una famiglia e dei figli, ma lei non vuole nulla di tutto ciò, è ovvio che prima o poi sarete di fronte ad un bivio. E lì uno dei due deve cedere, altrimenti la rottura sarà imminente. Insomma, far funzionare una relazione non è facile. Richiede molta capacità di adattamento, pazienza e flessibilità, sia mentale che comportamentale. Tuttavia, penso che una buona base di similarità permetta alle coppie di durare più a lungo.